siamo all'inaugurazione del MIART, la fiera d'arte contemporanea che è diventata ormai un classico appuntamento della primavera milanese culturale. Siamo arrivati alla 22esima edizione che è diretta quest'anno da Alessandro Rabottini, che l'anno scorso era vice direttore sotto la guida di Vincenzo De Bellis. Non una semplice fiera, ma una grande mostra con oltre 170 espositori, quindi gallerie nazionali e internazionali. Inoltre il consueto appuntamento con l'assegnazione del premio Rotary Club Milano Brera per i giovani artisti. Le novità di quest'anno sono che sempre di più è un riferimento non solo per Milano, ma anche per l'arte contemporanea in Italia. Ci sono state più gallerie italiane, più gallerie internazionali, si è allungata la coda delle gallerie che avrebbero piacere a venire a MIART e soprattutto ci sono tanti visitatori. Ma la fiera per la città di Milano credo che rappresenti un momento importante in cui tutti gli attori presenti in città e attivi nella promozione di arte moderna e contemporanea, sia che siano istituzioni pubbliche che istituzioni private, gallerie, spazi no profit, si riconoscono attorno a un momento in cui Milano è visitata da tantissimi addetti ai lavori e collezionisti, sia italiani che stranieri. Milano è una città che risponde sempre con grande entusiasmo alla cultura contemporanea e quindi ci sono state molte presenze anche a livello internazionale di gallerie straniere, ma anche di pubblico straniero, e questo è interessante, importante, è stato incrementato e va incrementato ulteriormente. Ottimo risultato di MIART, grande lavoro di Rabottini. Gli oltre 45.000 visitatori hanno potuto ammirare le opere e gli artisti che offrono una panoramica cronologica dell'arte, dai grandi maestri figurativi italiani dei primi anni del Novecento fino alle generazioni più recenti. Quindi la fiera mi sembra di grande qualità e devo dire però che anche tutti gli eventi collaterali della Milano Art Week hanno segnato un ulteriore salto in avanti della città. Le proposte sono molto buone, di grande qualità, estremamente precise. Mi sembra che la città si sia in qualche modo stretta intorno a questa fiera e abbia dato una prova di grande coesione e di grandissima anche volontà di collaborare appunto tra pubblico e privato. Questo mi sembra un ottimo segnale. E soprattutto rispetto alle altre fiere italiane o alle altre fiere anche internazionali ha trovato una propria connotazione. L'unica cosa che fa sopravvivere una fiera rispetto alla pletora di fiere che esistono nel mondo è avere una caratterizzazione precisa. E Milano è una fiera che potrei definire curatoriale. Tanta qualità e grande affluenza di pubblico per una fiera che è ormai un punto di riferimento per il mercato d'arte nazionale e internazionale.